sogno di Sant'Aleno! Sant'Aleno! Un deserto sei nata! Sa davanna bomba! Che ti sta prosciugando, devi mangiare. È vero. Se ti sta prosciugando, ma tu non c'è. Napoli! Calabata! È quello che sta da ballo! Quella che hai appena sentito è la bagnata siciliana. La bagnata, in italiano bandiera, è un modo tutto siciliano che trae origini dall'Oriente di proporre la propria merce ai passanti, urlando ed esaltando la freschezza e la qualità di ciò che si vende o per cercare di attirare l'attenzione. Noi stiamo entrando all'interno del mercato di Ballarò, che deve il suo nome dalla parola Souk al-Ballarà. Le origini del mercato di Ballarò risalgono al X secolo, proprio ai tempi della dominazione araba in Sicilia. Ed il mercato di Ballarò è uno dei mercati storici della città, insieme al mercato della Bucceria del Capo e Lattarini ed al mercato delle Pulci. Il mercato si estendeva nella parte meridionale di Palermo ed al di fuori delle mura della città. Questo perché fuori dalla città non si dovevano pagare i dazi ed inoltre era possibile entrare ed uscire dal mercato a qualsiasi ora, mentre le porte della città anticamente ad un certo orario venivano chiuse e da quel momento non era più possibile entrare oppure uscire. Il mercato di Ballarò è ancora oggi il mercato più frequentato della città di Palermo, dove si possono trovare spezie, frutta, verdura, pesce, carne ed oggi anche tantissime prelibatezze e pietanze tipiche della cucina siciliana e palermitana e dello street food palermitano. Oggi infatti sono tantissime le persone che si recano presso il mercato di Ballarò proprio per ammirare colori, odori, profumi e per assaggiare alcuni dei piatti tipici della tradizione palermitana e dello street food. La merce viene esposta su delle bancate, ovvero su dei banchi che altri non sono se non tavole poggiate su due cavalletti, oppure casse di frutta posizionate sotto sopra, dove la merce viene esposta con una grandissima attenzione perché la presentazione della merce chiaramente influenzerà quelle che sono le vendite. E dunque, entrando all'interno del mercato di Ballarò, si entra in un'atmosfera unica che ricorda un po' quella dei souk dei mercati arabi, ma che in realtà è oggi diventata un'atmosfera tipica anche dei mercati palermitani. Secondo molti, oggi il mercato di Ballarò è uno dei posti migliori dove poter assaggiare proprio le specialità dello street food di Palermo, ma in realtà è il posto dove tantissimi palermitani di ogni estrazione si recano ancora oggi per fare la spesa e risparmiare. Uno dei piatti sicuramente più famosi da provare è il panino con la milza, piuttosto che il panino con le panelle e le crocchè, o ancora il polpo bollito, la caponata di melanzane e i mangi e bevi, le puntine, le arrostite, e poi ancora si può provare lo sfincione palermitano e tantissimi altri piatti della tradizione. Una delle caratteristiche del mercato di Ballarò, ma in realtà di tutti i mercati di Palermo, sono quelle tende o quei tetti spioventi che vengono installati sopra alle varie bancarelle, alcune delle quali sono delle vere e proprie putie, ovvero dei piccoli negozi. Putia è un termine che deriva dal latino apoteche, che servivano per proteggere la mercanzia e i passanti dalla pioggia, dal sole e dal vento. Tra una bancarella e l'altra è possibile dunque trovare davvero ogni sorta di pietanza, dalle spezie ai salumi, dalla carne al pesce, dalla frutta alla verdura, passando anche per i dolci siciliani. Ed il mercato di Ballarò è sempre aperto dalle 7 di mattina alle 20, alle 8 di sera, tutti i giorni della settimana, anche se il sabato chiaramente è il giorno in cui si potrà incontrare più affluenza di persone.